Ciao a tutti, sono Valentina dell'Atelier Braga, bentrovati sul nostro canale YouTube. Oggi farò vedere come attaccare la fodera del capotto. Il video corso di come realizzare un capotto con il collo alzato da zero è a pagamento. Se siete interessati vi lascerò il link sotto. Cucire le maniche fodera. Abbiamo cucito le maniche della fodera, poi abbiamo unito la fodera, centro schiena e fianchi. Iniziamo a lavorare le maniche per prima. Prendere la manica e appoggiare sulla parte davanti. La manica sul rovescio, la parte davanti con la parte davanti. La manica deve essere sul rovescio, in questo modo si prende la manica, si infila all'interno la manica del capotto, e dovete cucire tutto intorno la manica con la fodera, mettere le spine e imbastire. E cucire con la macchina da cucire con dritto filo. Cucire la fodera con la manica a 1 cm sulla parte del capotto, la fodera di sotto. Dopo aver cucito la fodera con la manica, tirare e mandare la fodera all'interno. Piegare l'orlo della manica, imbastire. Possono mettere prima le spine imbastire girare di nuovo sul rovescio la manica con la fodera in questo modo prendere così e attaccare l'orlo della manica e adesso ripetere la stessa operazione sulla seconda manica mettere all'interno la fodera mettere le spine imbastire girare in questo modo
prendere l'orlo. Iniziamo a cucire. Fare l'orlo a mano, prendendo dalla parte esterna solo un filo e sempre il punto a un centimetro. Abbiamo definito di fare l'orlo all'interno della manica, togliere l'imbastitura la manica e adesso le maniche della fodera stanno qua all'interno. Prendere la fodera e attaccare le maniche. Appoggiare la fodera con il diritto verso di noi, prendere la manica e di unire con la fodera in questo modo, cucitura con la cucitura, diritto contro diritto, mettere le spille, cucitura fianco con cucitura manica, poi centro della spalla con il centro manica, andare alla macchina da cucire e fare una cucitura con dritto filo. Se la manica del cappotto l'abbiamo arricciato per bene con l'imbastitura, la manica della fodera non è necessario di imbastire e di arricciare. È abbastanza di fare delle pegoline piccole, in questo modo. E di fare in modo che la manica entra con il giro. Ho unito le maniche con la fodera. Il prossimo passo è ad attaccare la fodera con la paramontura. Giriamo così, diritto contro diritto, fodera con la paramontura. Trovare il centro, cucitura fodera con cucitura paramontura. E attaccare con le spille. Vi ricordate che abbiamo lasciato 2 cm per parte dal centro per la piega sulla parte da dietro. Appoggiare, mettere le spille, proseguire, cucitura con la cucitura, imbastire e cucire con la macchina. Ho imbastito la fodera con la paramontura. Per adesso non lo passate alla macchina. Per prima dobbiamo fare gli angoli dello spacco e angoli sul davanti del capotto.
In questo modo abbiamo ottenuto l'angolo dello spaco e sicuramente dovete eliminare la stoffa in eccesso. Aprire e girare. Il prossimo passo è di fare l'angolo sulla parte davanti. Girare in questo modo. Abbiamo ottenuto l'angolo sul davanti e piegatura dell'orlo. Sulla stoffa in eccesso, da quest'angolo, eliminare. Adesso grande attenzione con la fodera. Imbastire la fodera sulla paramontura fino dove arriva. Poi piegate l'orlo i centimetri quali vi servono e questa parte della fodera attaccare con la margine dell'orlo. Margine dell'orlo della fodera con l'orlo del capoto. Mettere le spine e controllate. Eccola la fodera. In questo modo. Che dopo rimane un centimetro e mezzo più corta. Con la macchina da cucire, filo dritto, cucire la fodera intorno con la paramontura. Poi passare allo spacco, appoggiare. Vi ricordate, abbiamo fatto la piega, di fare la stessa piega sotto all'inizio dello spacco, un po' più su, 5 cm più su, appoggiare. E rinforzare, iniziare di cucire lo spacco. L'angolo della fodera con l'angolo dello spacco. Appoggiare in questo modo, imbastire e cucire. Ho finito di attaccare la fodera, ho rifinito lo spacco. Tutto quanto intorno è cucita la fodera. Ci rimane l'ultimo passaggio. Per rinforzare la paramontura, prima impuntare con le spine, imbastire tutto intorno bene bene, poi ancora l'orlo del capotto è aperto, rigirare tutto sul rovescio, appoggiare la paramontura e rifinire a mano tutto intorno all'interno, eppure lo scolo serve di essere ben rinforzato in mezzo alle cuciture. Imbastire intorno al collo, togliere le spine,
e con il filo si deve iniziare ed rinforzare le cuciture insieme. Una volta arrivati, abbiamo cucito per tutta la paramontura. Adesso dobbiamo chiudere ritornando un po' indietro, un po' in avanti, sull'esterno non si vede nessuna cucitura, eppure all'interno rimane solo da stirare. Proseguiamo con altre due cuciture. Forzato il collo, vedete, in questo modo che regge tutto insieme, rigirare tutto sul rovescio. Iniziamo a rifinire la paramontura all'interno con orlo a mano. Iniziamo dal centro schiena. Non vi scordate di mettere un punto alla fodera con la manica per non uscire fuori, che rimane tutto pulito più o meno di questa altezza, 15 cm. Poi togliete tutte le imbastiture e attaccate i bottoni. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. A presto da Atelier Braga.